Bentornati a un nuovo appuntamento con Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo e al calcio femminile Amaranto. Questa sera abbiamo un parterre sicuramente ricco. Intanto, come potete vedere, abbiamo fatto dei cambi tattici perché abbiamo Elvis Abruscato che è nel posto diciamo, dei giocatori e qua al tavolo abbiamo Davide Gisti, benvenuto, capitano della Berretti. Sì. Capitano della Berretti. Tra poco vedremo anche l'immagine della sfida con il Prato, poi con noi il calcio femminile, abbiamo questa sera la giocatrice Tellini, che ruolo giochi? Terzino, Terzino. e poi abbiamo il nostro Riccardo Buffetti, Salve, buonasera. benvenuto e bentornato. Allora, prima di sentire Elvis, Davide, tu non c'eri in No, questa non partita, c'ero. non c'eri come Perché per infortunio. infortunio. Il Prato era la formazione capolista, una partita insomma un po' difficile, come l'hai vista? Noi siamo andati bene perché si sapeva che loro erano, diciamo, erano una buona squadra, però noi fin da subito, io ho visto, dato che l'ho vista dalla tribuna, mi è sembrata che la nostra squadra era molto compatta e niente, abbiamo rispettato quello che ci chiede il mister e per una disattenzione abbiamo preso questo gol che secondo me non era per niente meritato, però il calcio così è andata così. Sì. Implacabile. Invece Gianna Tellini, voi stavate vincendo, ancora una volta è arrivata diciamo, la mazzata nel finale, no? Su un calcio d'angolo che dopo vedremo, no? Sì. E anche noi siamo partiti dominando la partita. Per 90 minuti siamo riusciti a reggere il gioco e purtroppo è arrivato questo gol finale che nessuno si aspettava. Allora, dopo saremo da voi nella seconda parte, adesso vediamo Arezzo Prato, vedremo insomma le due azioni, quella poco prima del vantaggio del Prato e poi il gol, e poi sentiremo cosa ci aveva detto Elvis al fischio finale. Torniamo a seguire il campionato Berretti con l'Arezzo di Elvis Abruscato che oggi affronta sicuramente una delle migliori formazioni del campionato che si sta contendendo con Livorno e tutto cuoio la vittoria del girone. Sono tre squadre che sono lì vicinissime, Prato in testa a quota 31, Livorno e tutto cuoio 30, poi c'è anche il Siena 27, queste le prime quattro posizioni, Arezzo che con un calo di risultati delle ultime partite, Arezzo infatti che non vince dalla fine del 2016, 4-1 con il Pontedera, non ha ancora vinto nell'anno nuovo dove ha perso con Lupa Roma 2-1 e Olbia 5-1 nell'ultimo turno e poi pareggiato nell'ultima in casa 1-1 con la Pistoiese. Quest'oggi sarà dura dunque con il Prato capolista, 10 vittorie, 5 vittorie consecutive per la squadra che è allenata da Bertini Fiorindi. Girardini, poi si inserisce bene Dagia, attenzione, Dagia va a puntare Coselli, poi la palla al limite per Girardini, conclusione, la palla che va fuori di un niente, Arezzo vicinissimo al vantaggio su questa ripartenza di Dagia, travolgente, che poi ha affidato a Girardini questa palla che rasoterra è andata fuori di pochissimo. Girardini di prima, era buona l'idea perché poteva trovare un corridoio. Arezzo scoperto però da quella parte che non c'è più Ba. Attenzione a Bassano che sta per entrare in aria. Ba sta recuperando. Bassano la mette in mezzo. Attenzione a Jaon, tutto solo Jaon. E il Prato sfrutta così questa occasione in contropiede. Prato in vantaggio con Jaon a porta vuota. Si è sganciato Ba, ha lasciato scoperta la fascia. Ha tentato un recupero estremo su Bassano. Appena l'Arezzo ha lasciato qualche metro in più, il Prato l'ha sfruttato e con Jaon passa in vantaggio qui alla nave di Castiglion Fiorentino. Sono estremamente contento di tutti, mentalità, è una partita difficile, partita dove bisogna correre, bisogna essere aggressivi, una squadra sicuramente che in questo momento sta dicendo che è la prima in classifica per valori, ma c'è stata veramente una grossissima prestazione da parte di tutti i ragazzi, eravamo in grande emergenza, ma la squadra oggi è stata incredibile, ha lavorato con mentalità, con grande mentalità in tutta la settimana.
ha fatto in modo che queste difficoltà sono diventate un punto di forza e così si cresce. Noi vogliamo fare dei giocatori e creare una mentalità vincente. Anche questa sconfitta non è un problema, una sconfitta perché si perde, però non come si è perso precedentemente a Olbia, nel senso una partita stradominata che poi vai a vedere i risultati perché tutti vanno a guardare il risultato e dici ma che è successo? Oggi si è perso, ma si è perso difendendo anche la maglia, perché noi apparteniamo all'Arezzo, noi questa maglia qua la dobbiamo tenere bella stretta. Allora Elvis, avevi espresso la tua soddisfazione comunque per questa partita e tra l'altro dobbiamo dirlo, c'erano 4 credo allievi, giocatori di allievi nella formazione 4. Iniziale, no? Sì, sì. Quindi a maggior ragione. Sì, sì, no, eravamo in una situazione precaria e i ragazzi sono stati, soprattutto gli allievi che sono venuti, hanno fatto un'ottima partita e contro un avversario difficile. Avevamo un 2001 in campo e 3-2000, loro il Prato una formazione comunque abbastanza esperta e noi veniamo anche da un momento difficile dove i risultati comunque ti danno forza e autostima, mancando quelli purtroppo vengono anche a meno quelle risorse energetiche alle quali un giocatore si deve aggrappare. Io dico sempre che non dobbiamo pensare al risultato perché il risultato non ci fa retrocedere a noi, dobbiamo pensare a crescere e a maturare come giocatori, come io come allenatore, e quindi penso che questo serva a noi per crescere tutti attraverso sicuramente anche delle sconfitte. La sconfitta fa maturare, se uno è in grado di vederla come obiettivo di crescita, se uno invece la subisce è difficile fare punti. Ecco, sicuramente come hai detto anche diversa dalla partita con l'Olbia, no? O sì. Forse anche dall'andata di Prato. Diversa, Olbia mi ha fatto una partita al primo tempo dove potevamo vincere 3-4-0, mancanza di cattiveria, sottovalutato l'avversario, ho pensato che fosse l'ultimo in classifica, siamo stati presuntuosi al secondo tempo, difatti ha rispecchiato la nostra presunzione, in primis io, perché sono sempre io che mi metto davanti ai ragazzi e comunque quando perdo io dico, e quando si vince vincete voi, anche perché l'allenatore si deve mettere sempre dietro sia a sostenere che a coprire le critiche, quindi la ragionerò sempre così. Però è chiaro che dopo la partita di Olbia, dopo stanno passando delle settimane non semplici. In che senso? È nel senso che comunque si spostano gli obiettivi, cambiano un sacco di cose, anche perché è giusto che si sperimentino nuove cose, che si provi ad aggredire il momento, non si può subire, anche perché insomma dobbiamo assolutamente onorare questa maglia dove si va in tutti i luoghi e cercare di fare di questo sport non solo un gioco ma anche modo di esprimere i propri valori umani. Infatti te l'avevo chiesto poi nel corso dell'intervista, ti ho visto più, non so se sei vero, comunque durante la gara, no, rispetto all'inizio, non so se questa è poi l'evoluzione anche sì, di te come allenatore, no? Un approccio un po' diverso sì. Rispetto all'inizio. Sì, sì, assolutamente, perché ci vuole, cioè, questo mi è servito a me come miglioramento, mi serve a me come crescita, quindi nella gavetta ci sta anche il cambiamento, ci sta la pragmaticità e trovare una soluzione diversa in un momento in cui i ragazzi hanno calato, hanno come così detto nascosto, hanno messo troppe mutande e quando si mettono troppe mutande dopo non si tirano fuori gli attributi e quindi io dico sempre ai ragazzi che bisogna che gli attributi vengano fuori a partire dal martedì e quindi non transigo più niente e questa è una generazione la loro dove hanno ansia da tutte le parti, da scuola, da genitori, quindi il calcio devono venire, devono sudare, devono correre, devono crescere, anzi il devo già non mi piace, devono aver voglia di farlo e quando c'è questo io voglio trasmettere questo perché poi servirà, spero, per la loro crescita. Allora, sentiamo anche il capitano, cosa ci dice di questa... Il mister è diventato più severo rispetto all'inizio? Sì,
Cioè, più severo, alla fine, diciamo che all'inizio del campionato i risultati erano abbastanza buoni, diciamo che andando bene. Poi abbiamo visto un diciamo leggero calo anche dall'inizio di quest'anno e è giusto che il mister inizi a imporre un po' più regole, un po' più diciamo di severità e niente. E magari un calo di approccio mentale, cioè di qualche distrazione. C'è stato anche diciamo che come ha detto il mister è anche una situazione in cui appunto il ragazzo è nel momento in cui deve scegliere se è veramente quello che vuole fare da grande oppure dire vado lì solamente per passare del tempo. E niente, quello che appunto c'è stato anche a Olbia così è stato appunto un calo, sembrava come se fosse proprio diciamo una gita quella che per andare in Sardegna. E però io ho visto che con un po' di severità il mister con la partita con il Prato ha ottenuto, diciamo, non il risultato, però un miglioramento da parte di tutti. Beh, parole sagge del nostro capitano. Tra l'altro tu giochi in una posizione, cioè abbiamo visto varie tue partite, no? È una posizione che hai cambiato la sua, no? Un giocatore molto duttile quantomeno, no? Sanno che non è questione di ruoli, ma è questione di posizione, di essere ognuno entra in una posizione e in quel momento in cui entra in quella posizione, in quella zona di campo, diventa il ruolo. Quindi non è detto che Gisti possa fare solo centrocampista o Meoni solo centrocampista o Battista solo centrocampista. Se si trovano davanti fanno gli attaccanti, se si trovano tra i difensori fanno difensori centrali. Credo che non ci sia. Questo è quello che piace a me, quello che piace a me. Poi è chiaro che devono rispettare, quando poi tu entri a fare un ruolo devi rispettarne poi le competenze e quindi loro devono sapere anche le competenze di ogni ruolo. E Gisti è quello che in questo momento è quello che riesce a farlo meglio, nel senso può giocare davanti a centrocampo e, l'esterno, anche il portiere ogni tanto. Si capita. Allora, senti, conosciamo Meoni, giusto? Sì. Tu invece come sta andando la tua stagione dal punto di vista personale? Ma io penso che comunque sia c'è stata una crescita dall'inizio dell'anno e il mister ha dato, diciamo, una dimensione, ha dato uno stile a questa squadra che all'inizio, essendo tutti tutti che venivamo da altre squadre, è riuscito a dare una dimensione. Io penso per la mia stagione credo che possa andare meglio di così, anche se ho notato che comunque, dato gli allenamenti molto intensi, di essere migliorato e insomma di poter dare qualcosa a questa squadra. Il campo è, diciamo che noi dobbiamo adattarci a quelle che sono le esigenze di questo campo. Il campo è, mi viene in mente un po' il parco, al parco non c'erano diciamo condizioni facili, quindi bisogna adattarsi e i ragazzi devono saperlo fare, quindi anche durante la settimana ci alleniamo sul fatto che il campo non è eccezionale, ma è un modo di crescere anche questo. Allora, sentiamo anche Battista. Allora, dici anche tu intanto un tuo giudizio sulla stagione e su come può crescere questa squadra, perché comunque i valori ci sono. Ma nell'ultima settimana abbiamo capito un po' chi siamo. Dopo il risultato deprimente di Olbia, il mister ha dato comunque una sua impronta, ha ripreso un po' la squadra e nella scorsa settimana abbiamo pedalato tanto, abbiamo corso, abbiamo lavorato e sabato abbiamo capito chi siamo, perché siamo entrati in campo con una determinazione che a Olbia non c'era e secondo me non c'era nemmeno nelle partite prima. Siamo entrati veramente cattivi e nel primo tempo potevamo fare tanto bene, di più di quello che abbiamo fatto, e possiamo fare ancora meglio anche nel secondo tempo, nella ripresa, e certe disattenzioni vanno tolte, perché dentro una partita una disattenzione ti può valere un gol e si è visto sabato.
Per il resto tutto, va tutto bene, cerchiamo di dare un bel gioco e ora speriamo nelle prossime settimane di far sempre meglio. Allora, diamo uno sguardo anche al girone, cosa è successo in questo turno. L'Olbia ne ha fatti 5 all'Arezzo, però ne ha presi poi 4 a Carrara, battuta l'Olbia 4-2, e il Livorno ne ha fatti 5 in casa della Viterbese, tutto cuoio Lupa Roma 6-1, insomma si è segnato molto in questo turno. Lucchese batte Pistoiese 1-0 e il Siena ha vinto 5-0 in casa del Pontedera. Per questa classifica, con il Prato a 34, anche una gara in meno rispetto a Livorno e tutto cuoio che sono a 33, Siena 30, Lucchese e Pistoiese 24, Lupa Roma 20, Gubbio 18, Arezzo e Carrarese 17, Pontedera 14, Viterbese 10, Olbia a 8 punti. È vero che i risultati, insomma, l'importante è crescere. A un certo punto però diciamo che si poteva presagire un Arezzo comunque ce la poteva anche fare, forse a essere lì nelle prime, cioè, quantomeno nella zona gialla, no? Ma se non, innanzitutto se non siamo là, il 70% comunque è dell'allenatore che sì, comunque ha la sua parte di sbagli, di errori, ma il 30% è dei ragazzuoli che credono poco nel loro potenziale, sì, e quindi il fatto di arrivare a febbraio e conoscere e sapere dove si vuole andare è un po' tardi, però diciamo che, come ho detto ai ragazzi, inizia il nostro mini campionato da sabato e dobbiamo assolutamente giocare per determinare il risultato in questo oggi. Che poi sì, insomma, le prime partite in casa soprattutto, quanto a carattere, no? Con varie gare risolte, ribaltate nel finale, penso anche al pareggio col Siena o addirittura partite vinte con la Lupa, con l'Olbia, cioè, il carattere, Davide, no? L'avevate anche dimostrato. Sì, si è dimostrato attraverso i risultati che si sono ottenuti e infatti, a parte diciamo le partite in trasferta che erano sempre un po' un'incognita fra pareggi e un po' sconfitte, e comunque in casa abbiamo sempre dimostrato che ce la possiamo giocare alla pari con tutti, con tutte le squadre, e dispiace perché, diciamo, dispiace in parte perché ancora non è assolutamente finito niente. Io ci credo nel mio obiettivo, lo voglio raggiungere, e diciamo che è un periodo così, però di solito in questi periodi diciamo c'è sempre una salita, però prima o poi ci sarà una discesa, io credo. Iacuzio, che è tornato, tornerà con voi, o se si può sapere, o andrà nella prima squadra? No, Iacuzio starà con noi, deve recuperare un dolore venuto nel ginocchio, vediamo un po'. Arma in più, insomma, almeno visto il giocatore che quello che ha dimostrato nel passato campionato. Allora ci fermiamo un attimo, poi iniziamo a parlare anche di calcio femminile. A tra poco. Questo è vero. Eccoci tornati, seconda parte, adesso apriamo la parentesi del calcio femminile insieme a Gianna Tellini e Riccardo Buffetti, che ha fatto la telecronaca della partita. Prima di vedere qualcosa di questa gara, Riccardo, sembra davvero il campo, sembra uno scherzo, però insomma questa che sembrava mai una vittoria portata appunto a casa in tutti i sensi, invece anche qui è arrivata la beffa. La vittoria Arezzo è venuto bene nel primo tempo, ha dominato a larghi tratti anche la gara, nella ripresa ha sofferto molto il San Marino, che poi ha trovato su calcio d'angolo la rete del pareggio proprio al 92esimo, quindi quasi allo scadere 3 minuti di recupero. Un'altra volta su calcio piazzato, come due reti prese contro il Vittorio Veneto, 2 delle 4 reti prese contro il Vittorio Veneto, quindi sarà da lavorare un po' sui calci da fermo per l'Anza della Grilli. Allora, vediamo le immagini e poi ne parliamo anche con Gianni. Te
termina nuovamente con un pareggio il match casalingo che domenica scorsa ha visto la prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile affrontare le dirette rivali della Federazione Sammarinese in uno scontro diretto tra matricole. Una gara, la terza del girone di ritorno, che ha mostrato una certa superiorità dell'Arezzo sul versante del gioco, senza però regalare alle padrone di casa la gioia della prima vittoria interna. Orfana di alcuni elementi, il tecnico Nazarena Grilli sperimenta un inedito 4-4-2, mandando fin dal primo minuto Antonelli tra i pali, Arzedi, Teici, Zeghini e Casula a ingrossare la retroguardia, Mencucci, Verdi, Prosperi e Baracchi a centrocampo, Di Fiore e Nocchi in attacco. Al 36esimo, dopo diverse occasioni da gol, arriva il vantaggio dell'Arezzo grazie all'Eurogol siglato dalla centrocampista Carolina Baracchi su assist di Nocchi. Baracchi insacca alle spalle di Guidi con un tagliente tiro a girare. Nel secondo tempo l'Arezzo sfiora più riprese il raddoppio, come a 11 minuti dalla fine, quando le Amaranto centrano una traversa da 25 metri. L'irreparabile accade durante i minuti di recupero. Al 93esimo, sugli sviluppi di un corner battuto da Canini, Dulbecco trova di testa la conclusione e porta il risultato sull'1-1, allontanando ancora una volta l'appuntamento delle aretine con il primo successo casalingo. Al triplice fischio finale le due neopromosse si spartiscono dunque il bottino, confermandosi all'ottavo gradino della classifica insieme all'Imolese. Siamo qui con Nazarena Grilli, mister dell'Arezzo. Un Arezzo quasi di beffa quest'oggi qua, maturato nei minuti finali, un Arezzo che nel primo tempo ha attaccato molto bene e nel secondo tempo ha saputo anche soffrire. Sì, no, io non ho niente da rimproverare alle ragazze, hanno fatto una grande prova e 15 giorni che lavoriamo insieme si sono viste delle ottime cose, e altre ancora c'è da lavorarci, però penso che siamo sulla strada giusta. Penso che oggi, secondo tempo, loro hanno fatto quel gol all'ultimo minuto su una palla inattiva, che è un po' il nostro debole, se vogliamo. Però per quanto riguarda la partita nel suo complesso ho visto delle buone cose, un'ottima personalità. Dobbiamo ancora migliorare nella gestione della palla perché siamo un po' precipitose, però penso che oggi non c'è niente da dire, nel senso che è anche stata un po' di sfortuna, perché nel secondo tempo credo che San Marino non abbia sorpassato mai la metà campo, pur noi non giocando forse, però abbiamo chiuso tutti i varchi, siamo ripartite bene, abbiamo beccato una traversa, abbiamo creato due o tre palle gol che potevano essere gestite diversamente, ma nel complesso c'è l'amarezza, però anche la soddisfazione di aver visto qualcosa di buono. Ecco, adesso c'è preparare due trasferte insidiose, quella di Padova e poi si andrà a giocare contro il Sassuolo. No, ma io penso che se noi miglioriamo sotto un aspetto sul quale io sto lavorando tanto, tipo il possesso della palla, le giocate sul corto, eccetera, credo che oggi si sono viste delle belle trame, ci stiamo preparando, credo che questa squadra non debba aver paura di nessuno. L'importante è che crediamo nel lavoro che si fa, ma su questo non ho nulla da dire, perché le ragazze 15 giorni che si impegnano davvero con tanta intensità. Adesso pensiamo a Padova, dispiace anche per i tifosi perché ci tenevamo oggi a portare a casa i tre punti, ma sarebbero stati anche meritati, però il calcio è crudele e speriamo che quello che ci ha tolto oggi ce lo possa ridare domenica prossima. Per te la prima rete stagionale, però non è servita la prima vittoria casalinga. Sì, purtroppo, come è già successo all'ultimo, abbiamo avuto un po' di sfortuna e è andata così. Cosa succede ad Arezzo negli ultimi minuti? Già più volte abbiamo visto nel corso delle partite qua a Laurentini essere recuperata proprio nei minuti finali. Forse un po' di calo d'attenzione, però comunque ce la mettiamo sempre tutta fino all'ultimo. E secondo me è anche molta molta sfortuna. È un po' un campo, come ha detto Laura in un'intervista, stregato. Cosa si può fare per cercare di migliorare a questo punto, per trovare la prima vittoria casalinga? Secondo me arriverà presto, perché stiamo migliorando sempre più, poi con la nuova allenatrice stiamo impostando un bel gioco. Allora, abbiamo visto questo gol, eravate un po' piazzate lì. Un po' fermi. È difficile anche capire in questi casi che cosa può succedere, perché visto ovviamente dall'alto è facile, no? Quando si è lì, magari l'avversario fa la giocata vincente. Diciamo, vi allenate su queste situazioni, anche di difesa, durante la settimana? Sì, ci alleniamo anche abbastanza, però purtroppo sono il nostro punto debole. I calci d'angolo sono sempre stati il nostro punto debole.
Diceva, abbiamo sentito la Baracchi che diceva di questa, della nuova allenatrice, di quello che sta facendo. Chiaramente ha bisogno un po' di tempo, anche perché è stato un cambio in corsa, ovviamente. E come lo state vivendo e che progressi sentite di aver fatto? Ma sicuramente abbiamo iniziato fin da subito a seguire quello che ci diceva e abbiamo aumentato moltissimo gli allenamenti, siamo migliorate anche abbastanza notevolmente e continuiamo a seguire quello che ci dice Nazarena e si stanno notando anche dei grossi miglioramenti. Riccardo, che cambiamenti hai visto rispetto a prima? Ovviamente c'è il modulo diverso che esalta un po' le qualità di alcuni giocatori. Abbiamo visto Arzedi schierata come terzino domenica, ha fatto una gran partita, soprattutto poi davanti anche la coppia Nocchi e Di Fiore che si intendono la meraviglia, anche se poi a livello di cinismo sotto porta c'è stato qualche difetto, mettiamolo in questo modo, perché Nocchi ha avuto anche possibilità di raddoppiare, magari di fatto cercando di chiudere poi l'incontro, poi alla fine è arrivata la rete del pareggio. Cioè, migliorare secondo me sotto il livello cinico, sotto rete, avrà modo comunque di farlo quando ci sarà la pausa dopo la partita contro il Padova. Vediamo cosa è successo in questo turno, oltre al pareggio dell'Arezzo, Castelvecchio, Imolese 1-1, Marcon, Gordige 1-0, La Saponeria, Ferrara 2-1, Sassuolo batte Calcio Padova 2-1, Udinese, Permac, Vittorio Veneto 1-2, Virtus Padova, Grifo, Perugia 0-0 per questa classifica. In testa troviamo il Sassuolo a 41, sempre una partita in meno rispetto al Vittorio Veneto a quota 40, Castelvecchio 34, Calcio Padova 33, Marcon 32, New Team Ferrara 24, Grifo Perugia 20, Federazione San Marinese, Arezzo Femminile, Imolese 18, Udinese 13, Gordige 9, Virtus Padova 7, la Saponeria a quota 4. Prossimo turno quindi? A Padova. Con il Calcio Padova? O con l'altra, sono due, Virtus o con la terza in classifica, quindi no. Quello più difficile, sì, col Calcio Padova, quindi sarà un test insomma abbastanza sì. Impegnativo. Poi col Gordice non si sa quando si recupera ancora il 5 se lo sappiamo, il 5 di marzo durante la pausa del campionato, quindi viene un po' riempito quel buco di calendario che si era creato. Quella che era la pausa. Vabbè, visto che fuori casa comunque l'Arezzo, le vittorie che ha avuto, l'ha avute tutte fuori casa, 4 vittorie. Dimmi. Speriamo un'altra vittoria fuori casa, visto che in casa non si esce a vincere. All'andata, Riccardo, te lo ricordi questo Calcio Padova? Che cosa? Terminò in pareggio 2-2 sì. A Laurentini, un Arezzo che gioca molto bene anche contro. Era in un momento di difficoltà in cui non riusciva a lasciare molti punti, ancora doveva entrare in confidenza con la categoria. Però si portò 2 volte in vantaggio, 2 volte fu recuperata poi in casa. E anche lì mi pare la seconda rete del Padova arrivò quasi nei minuti finali, quindi un altro episodio un po' sfortunato per l'Arezzo. Padova però una squadra molto insidiosa in casa, dopodiché ci sarà trasferte di fila quindi per l'Arezzo, Gordice e poi Sassuolo, quindi non proprio un calendario favorevole in questo caso. Invece voi, Davide, Berretti con chi gioca? Sabato con Livorno. Con Livorno? A Livorno. A Livorno. Quindi un bel derby, bisogna farsi valere. Sì. L'ultima domanda la faccio a Elvis. Hai parlato prima anche del tuo percorso di crescita, di evoluzione. Viviamo in un calcio, no, dove da una parte ci sono allenatori che appunto fanno la molta gavetta, altri che invece sono stati lanciati, chi con successo, chi con meno, subito, magari appunto partendo dalla loro carriera di calciatori. Tu personalmente come la vedi? C'è un allenatore che inizia, anche che ha giocato comunque in campi con squadre importanti come te, deve comunque secondo te fare un po' di gavetta come stai facendo, o se capita l'occasione è giusto sfruttarla magari anche a livello professionistico? Penso che se una persona è umile può fare qualsiasi cosa, cioè nel senso può partire subito con un campionato professionistico, come può fare gavetta. L'importante è che di base ci sia umiltà, poi il resto, se c'è di base questo, il resto è sulla strada. Quindi ogni tipo di nuova identità, che può essere allenatore, che può essere direttore sportivo, se si fa con umiltà, con la stessa umiltà con la quale uno ha fatto una carriera precedente, allora ne raccoglie i frutti, sennò altrimenti i presuntuosi nel calcio hanno vita molto breve. Secondo te qualche tuo ragazzo alla fine della stagione potrebbe essere pronto per la prima squadra? I miei ragazzi? Sì.
ci potrebbe essere qualcuno, senza sapere chi ovviamente, ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe essere pronto? Pronto per... Per far parte quantomeno della cosa, della prima squadra dell'Arezzo. Sì, c'è qualcuno che potrebbe farlo e spero che possa avere la possibilità anche di esordire, insomma. Bene, io ringrazio molto Elvis Abruscato, grazie ai giocatori che ci hai portato, Meoni Battista, il capitano Gisti, e grazie a Gianatellini, in bocca al lupo ovviamente sia per Lorenzo Berretti con Livorno che a voi con il Padova, grazie a Riccardo Buffetti, ci vediamo mercoledì prossimo.